allenatore di vertice dal 1988 in società importanti come Virtus Roma, Pesaro, Olimpia Milano, Rimini, Cremona, Varese, Reggio Emilia e tante altre, e ad allenare la nazionale italiana sperimentale con la quale vince l'argento ai giochi del Mediterraneo del 1997. Due volte miglior allenatore della Serie A 96 e 2018, ha vinto anche una Supercoppa italiana nel 2000 con Roma. Attilio Caia, che parlerà difesa pick and roll con varie spaziature. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'argomento che devo trattare, parlo ovviamente della mia esperienza, di quello che faccio, cerco di proporvi quello che faccio negli ultimi 10 anni con qualche aggiustamento. C'è una premessa anche banale, dove difesa sul pick and roll, difesa sul blocco della palla, può essere fatta in diversi modi. Tutti i modi vanno bene, tutti i modi hanno vantaggi e svantaggi, però penso che l'importante sia, una volta fatta una scelta, essere consistenti in questa scelta. Si sa quali possono essere i punti di forza, quali possono essere le criticità, però avere sempre quelle, cioè non che una volta ci sia un errore di un tipo, un'altra volta un errore di un altro tipo, siccome è quello che spesso noi come allenatori ci arrabbiamo quando parliamo degli arbitri e diciamo che devono avere uno stesso metro, una stessa consistenza, ecco, dobbiamo essere anche noi, poi dopo, quando facciamo le nostre cose sul campo, e pretendere dai giocatori una certa consistenza. Cioè, si fa una cosa, si può all'interno di quella cosa magari fare qualche errore, però non che ci sia una situazione diversa di volta in volta, che sennò diventa molto difficile porre dei rimedi. Io sono partito dal tempo, no? 25 anni fa, vedendo certi giocatori, ho maturato nel tempo delle esperienze, dopo sono diventate delle prove, però prima era dei tentativi in cui ci credevo. Poi, avendo avuto la fortuna di giocare di avere nella mia squadra giocatori di pick and roll di altissimo livello come Petar Naumovski o Melvin Booker o Jerome Allen, magari oltre a giocare contro gli avversari, ma anche parlando con loro su quello che gli poteva più dar fastidio, gli poteva più creare problemi nel gioco di 2 contro 2, sono arrivato nel tempo e dico negli ultimi 10 anni, ad avere un'idea, avere un sistema che poi ogni anno si cerca di limare. Io, ad esempio, a proposito di questo che vi sto dicendo, sono andato nei giorni scorsi a vedermi degli appunti di situazioni che avevo fatto 3 o 4 anni fa a Varese, e poi riconfrontandoli con quelli che abbiamo messo con Taccetti quest'anno, gli appunti di quello che facevamo, c'era aggiunto qualcosa, modificato qualcos'altro, perché poi dopo con la casistica, quando vai avanti sempre con un'idea, con la casistica riesci anche a perfezionarti, perché poi dopo tu, l'attacco chiaramente gioca contro di te, l'attacco sa quello che tu fai, quindi ha sempre un passo avanti, e tu quindi devi essere pronto a difendere nuove situazioni, le quali nuove situazioni, se riesci a codificarle, sei di grande aiuto ai giocatori, perché poi dopo, sai, per pretendere però bisogna anche dare ai giocatori, quindi dagli più strumenti possibili, dagli più nozioni possibili, più materiale possibile, in modo tale che poi possano districarsi e essere pronti alle varie situazioni. Qui abbiamo anche Luca e Peppe, che sono due giocatori di pick and roll che vanno
vanno o sono andati per la maggiore nel campionato italiano. E io mi ricordo proprio a proposito di Luca, quando giocavo una volta, diceva, vabbè, metto Eyenga che è 2 metri, sì, 1,97 con le braccia lunghe, così poi allora sui pick and roll faccio cambio, Eyenga è dentro col lungo, però poi quando poi c'era il lungo su di lui, lui si divertiva col lungo a giocare, finta contro finta, passaggi. E un'altra volta allora dice, vabbè, stavolta passiamo sotto, rischiamo il tiro, risultato che tira, fa canestro, poi blocco, riblocco, e insomma non ci capiamo più niente. Quando vediamo le partite di Peppe, che veramente fa ogni partita, o i terzi tempi, o 10 appoggini, quei lunghi che schiacciano, così via, insomma, dico, ok, vabbè, allora, se dobbiamo perdere, perdiamo perché ci siano i tiratori a 3 punti che fanno canestro. Anche perché a me è capitato spesso che anche i miei migliori giocatori da liberi non fanno canestro, perché a volte sembra banale, dice, vabbè, ha tirato da libero, certo ha fatto canestro a 3, era libero. Sì, ma non è che da sempre da liberi si segna, sarebbe troppo facile. Però è chiaro che, come spesso si dice anche alle ultime azioni, se devono vincerla, la vincano con un tiro da 3, se contestato meglio, ma in ogni caso a 3 punti, piuttosto che da un alley-oop, una schiacciata, un'alzata, una schiacciata, un appoggino. Quindi, per arrivare alla fine, per dire che io penso che il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di togliere la palla di mano, far sì che chi abbia la palla in mano, che manovra la palla, che di solito è un giocatore di grande qualità, o la passi la palla, o se la tiene, fa un palleggio in più, aiuta la nostra difesa. Quindi mettere un corpo o più corpi davanti a lui. Quindi il fatto di avere una difesa molto alta, che poi vedremo come andiamo a farla, però tenendo sempre una pressione sulla palla, sia del piccolo che anche del lungo, devo dire che in questo modo qua noi abbiamo come obiettivo quello di non prendere un terzo tempo del piccolo, perché il piccolo usa il blocco, come si dice, gira l'angolo, va, fa un terzo tempo. B, non prendere una schiacciata del lungo, perché il lungo, se il piccolo gira l'angolo, il difensore del lungo si trova in mezzo, il piccolo alza la palla, il lungo dall'altra parte, e sotto canestro diventa difficile fermare. Noi non vogliamo queste cose qua, non abbiamo un obiettivo che poi vi faccio vedere come lo costruiamo, però di non concedere situazioni facili. Vogliamo avere un sistema difensivo dove abbiamo regole e responsabilità, dove tutti sanno chi deve fare cosa. Ecco, è una cosa questa importante per me, perché noi, campo piccolo, spazi piccoli, tante situazioni si possono codificare. Mettere delle regole geometriche, cioè dire tu devi stare a cavallo dei 3 punti, tu devi stare a cavallo del gomito, tu devi stare in una posizione, cioè queste possono aiutare sempre i giocatori. E poi soprattutto il discorso di regole e responsabilità, perché quando c'è un errore si deve sapere immediatamente chi ha sbagliato, ma non tanto per dire vabbè, quello scemo ha sbagliato, viene fuori. Vabbè, magari ogni tanto mi capita di toglierlo su, però perché tutti devono sapere che chi ha sbagliato, ok, la prossima volta lo sbagli. Se invece non è chiaro la responsabilità, si prende un canestro, si fa un errore di squadra, non è chiara la responsabilità, è probabile che l'azione dopo si riprenda la stessa cosa. Se invece è chiara la responsabilità, o il giocatore se ne accorge o gli viene fatto notare che ha sbagliato, e questo è il motivo per il quale si spera che la volta successiva non venga ripetuto lo stesso errore. Questo è l'obiettivo di avere appunto una difesa solida, una difesa consistente. Noi partiamo
Partiamo dalla difesa sul palleggiatore. Potete venire due piccoli, per favore? Un attacco e un difensore. Ok. State pure qua. Ok. Allora, partiamo dalla difesa sulla palla. Difesa sulla palla, difesa a un braccio normale di distanza, diciamo che la difesa di Picherole è questa, difesa ovviamente a muro davanti a lui che devo contenere. Potete venire due lunghi, un piccolo e un lungo, cioè un attacco e un difensore, perfetto. Allora, uno parti da qua, attacco, parti da qua, difensore. Tu hai l'obiettivo di essere davanti a lui. La tua responsabilità è quella di non subire uno contro uno. Va bene? La tua responsabilità è quella di stare in contatto con lui, appiccicato con lui, quasi come se sei legato con una corda. Quando lui va, appena lui parte, è chiaro che chiama il blocco, tu devi chiamare blocco. Il motivo per il quale lui chiama blocco è perché lui deve, bravissimo, lo sta facendo, da questa posizione a un braccio di distanza, deve ulteriormente avvicinarsi in questo modo qua. Col davanti alla sua spalla che non possa giocare da questa parte, perché da questa parte la responsabilità è 100% tua. Da quella parte, se lui va dentro, la responsabilità è sua. Tu non ti devi preoccupare del lui della rollata, perché sulla rollata ci saranno altri compagni che ti aiutano. Torno indietro. La cosa più difficile da insegnare, da mettere, far entrare nella testa, soprattutto i primi tempi, ai ragazzi, è quella di lui si guarda indietro e dice dove arriva il blocco? Quando, vieni, quando lui si guarda indietro, poeta è già canestro dall'altra parte. Tanti giocatori stranieri, tanti giocatori americani che non hanno buone qualità di ball handling, giocano il pick and roll per fare un uno contro uno opposto, ovviamente perché non c'è lavoro di aiuto, che se tu vieni da questa parte, vieni, si sa che di lì c'è l'aiuto, ma da questa parte non c'è aiuto. Quindi, prima grande responsabilità, tu devi essere solo ed esclusivamente concentrato su di lui. Essere concentrati, non girare la testa per guardare dietro, non è inutile, non serve che guarda il blocco dove arriva, a destra o a sinistra, che tanto tu sei a muro, lui è lì che è pronto, che ferma la palla. Questa è la prima tua grossa responsabilità. Andiamo con la tua, tu chiami blocco, ma gli sei anche vicino, sei anche così, attenzione, perché se già sono così, lui fa uno slip, va, perdo, io sono a contatto, sono con lui. Se anche lui va, blocco, lui va via, non cambia niente, lui è sempre uno contro uno, io sono sempre qui, guardo la palla. Io sono in contatto con lui, vai, sono in contatto con lui e devo essere la sua gamba e con la mia gamba, io sono in questa posizione. In questo modo non sono qua, non c'è lo split che lui fa. Io sono in questa posizione, sulla gamba alta, e come idea ho quasi l'angolo della metà campo. Non sono così, ho l'angolo della metà campo. Sono in questo modo. Facendo questa situazione, torno un attimo indietro. Allora, blocco, guarda, ok, bravo, concentrato col corpo così. Spesso cosa succede? Perché poi dopo la difesa gioca anche sugli errori dell'attacco. Come dicevo prima, tante volte si ha vantaggio in questa situazione perché il piccolo tende ad abusare il palleggio. Fa qualche palleggio in più. Se fai ogni palleggio in più, questo è un concetto abbastanza generale, ogni palleggio in più aiuta la difesa. Ogni passaggio indebolisce la difesa. Deve essere un gioco di passaggi, non di palleggi. Quindi, a volte si è avvantaggiati da lui che fa uno, lui esce due, tre, quattro, è facile per la difesa. Oppure, altre volte, il lungo non blocca. Il lungo arriva,
arriva, fa finta, fa così, poi fanno slip, non blocca, oppure non fa veramente giù di gamba un posto di blocco. Spesso succede che lungo, allora se lungo non blocca e lui riesce a pressare sulla palla, rimane sempre, vai in palleggio ad esempio, vai, fai una finta e vai, via così, rimane sempre un uno contro uno, bravissimo. Quindi, il pressare la palla, chiamare blocco, essere pronti, fa sì che noi siamo aggressivi sulla palla, aggressivi sulla palla. In questa aggressività sulla palla, già dall'inizio abbiamo due cose importanti che fanno la differenza, che fanno passare da una difesa così così a una buona difesa. È l'uso delle braccia. C'è una situazione di leggero vantaggio, no? L'attacco ha l'iniziativa, l'attacco decide quello che deve fare, perfetto, arriva un passo prima, la difesa deve aiutarsi con le braccia. Sempre con le braccia, le braccia hanno questo movimento sui passaggi. Poi vedremo sul passaggio dietro il tuo e vedremo anche tu. La tua posizione con le braccia, se io arrivo, blocco, blocco, blocco e sono così, fermo lì, e io sono così, questa è la mia posizione, sono giù di gambe, sono in questa posizione, tu automaticamente dove palleggerai? Palleggerai là, a quel punto lui passa e io dopo due passi sono indietro. Ma devo essere in quella posizione. Se io arrivo in ritardo, vieni. Se io blocco, blocco, arrivo in ritardo, lui viene, comincia a venire qui, questo diventa un mondo difficile. Questo allora succede che lui va qui, succede che lui può prendere la palla, succede poi che allora chi arriva a fare l'aiuto e fare l'aiuto qui e lui da lì c'è il passaggio migliore possibile sull'altro lato. Questa è la responsabilità tua, non ti preoccupare del lungo, arriva del lungo che va, arriva alto e cerca di tenerlo là. Il tempo, abbiamo detto, del piccolo che deve fare il lavoro di pressare la palla. Il tempo del lungo. Il lungo deve arrivare di fianco a lui, ok? Di fianco, blocco, 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 vuoi essere così, ok? No, lo split non serve. Non serve anticipare il movimento. Io aspetto che lui, io dico come lui, io sono pronto, che vuoi fare? Vuoi andare? Io ci sono. Non serve anticipare, se no lo split siamo morti. Accompagno. Accompagno là, il tempo di stare e il tempo di tornare, questo che fa la differenza. Già con le braccia giù, che non mi, se mi palleggia davanti alle ginocchia, gli porto via, le braccia sulle sue ginocchia, sono in questa posizione. Il tempo, capire che quando rilascio e quando vado, ok, lui è davanti, è il momento che io rilascio e vado, oppure lui fa il palleggio, vieni, palleggio, io vengo indietro, rilascia, torni subito, indietreggio, tu hai fatto il tuo lavoro, io non ho girato l'angolo, non ho attaccato, oppure palleggio, palleggio, fermo la palla, via subito, ok? Oppure appena sono palleggio, io faccio un palleggio, pom pom così, passo la palla, via subito. Questo è il tempo è molto importante. Tempo tuo del lungo, tu stai appiccicato, stai vicino, vocale, bravissimo, bravissimo, accompagna là, non ti preoccupare di uscire largo, lo accompagni là, che non vada là in palleggio, gira qua, lui arriva, quando lui è davanti va, poi dopo, quando indietreggio, l'altra cosa che devo fare, torna, io sono in questa posizione, vai, palleggia, via, quando indietreggio devo sempre guardare la palla, indietreggio guardando la palla, tanto l'area è protetta dagli altri persone, perché se poi in un primo tempo lui ferma la palla ma dopo lui riattacca immediatamente, tu sei pronto eventualmente se torni vicino a te a guardare la palla. Questo deve essere il compito tuo. In questa prima parte abbiamo, mettiamo in evidenza la comunicazione. Chiamare blocco. Quando senti blocco, passo avanti. B, la cosa importante in questa difesa, la vediamo adesso in questi 2 contro 2, la vedremo dopo nelle situazioni di 3 contro 3, lavoro delle braccia. Con le braccia si occupa spazio,
si rende una visuale difficile per i passaggi, si incentiva a fare passaggi lob, passaggi alti, passaggi lob e passaggi alti sono i passaggi che aiutano la difesa. Quindi noi abbiamo questa prima parte di 2 contro 2, 2 contro 2 uomo, e una parte di allenamento, e lo facciamo proprio facendo questo lavoro qua, dove parti dietro là, ok, tu parti dietro là, proviamo a fare così, vediamo, vai, chiama, voce, vai, stop, ok, va bene. Allora, voce, il passaggio lì, ok, adesso abbiamo altri, quindi tu devi cercare non di passare la palla perché non ci sono altri, ma se riesci attaccare per andare dentro, perché quello lo puoi fare anche nel 5 contro 5, passare la palla, poi abbiamo altri, tu devi chiamare, blocco, fare 2 scivolamenti e poi avvicinare e poi recuperare con lui. Là, vai là, stop, è troppo, ho detto, lui si allontana, giusto? Vieni, fai vedere cosa hai fatto, camminiamo la stessa cosa, via, arriva qua, vai, è troppo, vedi che va via lontano, tu devi essere pronto, dammi, se lui ti attacca di là, vai, no, fai da difensore, ok, se io vengo qua, ok, via, vai subito via, di qui non vado, vedi che lui è davanti? Se io ti giro invece voglio andare là, allora tu devi stare. Riprova. Blocco, stop. Vedi, adesso è andato. Non può andare. Non ti preoccupare, ci vogliono settimane di precampionato per gli stranieri a fare queste cose. Non ti preoccupare, eh. Vai, stai lì, adesso vai via là. Fermo, e lui ha recuperato. Ok, va bene. Questo è quello che dobbiamo fare con loro due, con la chiave tua di voce, stare alto, appiccicato, se lui fa slip vai via con lui, ma a guardare la palla, sempre le braccia in movimento, e poi se lui ritorno anch'io a fare il difensore, sulla stessa tipo di difesa, e tu il lavoro delle braccia. L'altra cosa importante di questo difensore, che diventa un po' la chiave del nostro lavoro poi quando andremo a 5, è quella che dopo, una volta pressata la palla, può venire uno per favore? Vai in fronte là. Vai là sul tiro libero e mettiti un altro lì, faccio un esempio lì sul tiro. Ok, perfetto. Diciamo che lì sono altri 2 appoggi, poi vedremo dello schieramento come si mettono. Io cosa devo fare? Io faccio la difesa, blocco, presso qua, via, vado con lui, vai. Lui passa la palla. Ok, sto. A questo punto, questo diventa il giocatore chiave di quello che vogliamo fare, perché lui non sta a marcare lui che non sta giocando. Lui si butta subito dentro, perché automaticamente, poi vedremo, c'è un aiuto d'un lato debole, c'è una rotazione e l'attacco cercherà di passare la palla là. Non dico dentro a lui perché lo fermiamo, ma c'è una palla skip. Il giocatore lì non sta giocando. Io nella mia casistica di ogni anno, non mi ricordo, forse una volta ho preso un canestro con passaggio qui, questo ributta la palla là e quello prende e tira, che quando questo prende la palla, passaggio dentro a lungo, oppure, skip dall'altra parte perché c'è la rotazione, skip dall'altra parte, ok, stop. Ma lui che finisce qua, che palleggia, passa la palla, è in un range che non è un range di tiro, non è pronto, pensa, ormai ho fatto il passaggio, sono un attimo fermo. Questo è un momento chiave, importante, che noi in difesa giochiamo 5 contro 4. Ricordarsi questo movimento, che poi adesso sembra
di poca importanza, veramente, ma quando poi andiamo a 5, mettiamo gli altri giocatori, questo diventa la chiave, questo movimento. Avere un giocatore con le braccia lunghe, ci sono veramente tante occasioni che potrei farvi vedere di video di questo giocatore che col passaggio si butta dentro, passaggio skip, automaticamente tocca la palla. Perché? Perché poi sempre è un fatto di abitudini. Noi lo facciamo, siamo pronti, gli avversari non sono pronti a questo tipo di giocata, automaticamente vedono il passaggio, vanno in automatico perché giustamente dicono c'è un aiuto sul lato debole, c'è una rotazione, andiamo a cercarlo. E questo è un passaggio che se il giocatore è bravo, col lavoro di braccia, veramente vi garantisco tante palle, non dico recuperate, ma toccate e palla fuori. Allora, questo è il lavoro del 2 contro 2. Ok. Adesso mettiamo, stai pure lì, mettiamo in campo altri 3 attaccanti e 3 difensori. Allora, loro due giocano queste situazioni che abbiamo detto. Fermi, ok? Ci siamo. Abbiamo 3 giocatori, possono essere in quel modo, lui può essere in quella posizione, può essere in quella posizione, la spaziatura, ok, in quel modo lì. Quando abbiamo una situazione di blocco sulla palla, normalmente abbiamo sempre... Ci sei? Perché devi capire. Abbiamo 2 giocatori su un lato e 1 giocatore sull'altro lato, ok? 2-1. Può essere, e questo vale per tutti questa situazione, perché se tu giochi là, sarà 2 di là e 1 di qua. Con un pick and roll, o centrale, o 4 angoli, abbiamo sempre uno schieramento. E questo è importante per capire il lato di aiuto. Non parliamo quando finché il palleggiatore ha la palla e stiamo giocando, non si parla di lato forte e di lato debole, si parla di lato di 2 e lato di 1. Ok? Viene a bloccare, questo è, vieni, ok, blocca di qua, lato di 2, quindi lato di aiuto, lato di 1. Poi vedremo cosa deve fare, ok? Se il blocco è di qua. Torna indietro. No, torna indietro. Vieni a bloccare. Vai dall'altra parte. Vai dall'altra parte. Fermo lì. È sempre uguale. Abbiamo un lato di 2 e abbiamo un lato di 1. Ok? Non c'entra finché la palla è centrata. Se lui palleggia 8 secondi qua, è sempre lato di 2 e lato di 1, quindi lato di 2 è lato che deve aiutare, lato di 1 è quello che sta a metà strada. Ok, allora, aiutare come? Ok, parliamo del lato di 2, l'ultimo uomo, che sei tu in questo caso, lato di 2, l'ultimo uomo, ok, tu sei responsabile della sua rollata, vai a bloccare, ok, stop, fermo lì. Ricordati, blocco, stare appiccicato, non eri appiccicato, ricordati che non eri appiccicato, che se già sulla partenza perdo un metro è già un problema. Questo bisogna essere concentrati, giusto? Essere concentrati e andare via con lui. Ricordati la corda, vieni qua, io sono qua con lui, no? Automaticamente siamo legati con la corda, va via lui, vado via io, giusto? Ok, perfetto. Tu sei lato di 2, ultimo uomo, ok. Tu devi avere come riferimento lui, il lungo che rolla, ma lo devi, hai come riferimento che lo devi fermare più o meno a questa altezza, a metà tra il tiro libero e l'area dei 3 punti qua. Perché se tu anche lo aiuti ma lo fermi qua, un lungo prende la palla qua, va sopra il piccolo, da qua c'è un tiro. Se lo fermo qua, far canestro da qua ci vuole grande qualità. Quindi, altra situazione che si fa fatica, che bisogna insistere, e vi parlo sempre appunto della mia esperienza con i giocatori, è
Il timing di questo aiuto, cosa vuol dire? Che lui va a fare il pick and roll, fermo lì, scusa, ok, fermo lì, e questo è già qua. È sbagliato. Perché io sono qua, sono troppo distante, ma per un movimento inutile. Io devo essere, la mia distanza è proporzionale alla sua, cosa vuol dire? Lui blocca lì, fermo lì. Adesso siamo talmente lontani, venite più vicino, se no non è reale la situazione. Ok, così, fermo lì, bravo. Dov'è lui? Là. Dove lo devo chiudere? Qua, giusto? Da là a qua, quanti passi ha? 4? Ok. Quindi tu devi essere a 3 passi, perché se sei a 4, a 3 passi da lui. Quindi è inutile che tu, ad esempio, parti già qua. Io parto qua, sono a 2 passi, lui ne ha 4. Sono in anticipo. Cioè, essere in anticipo è lo stesso errore di essere in ritardo. Così pure come se io parto qua, ok, non ci arrivo più là. Ma, ripeto, spesso all'inizio da fare fatica, da insistere su questa posizione. Cioè, il timing. Lui è là, io sono in questa posizione, cercando di essere palla e uomo, essere aperto in questa posizione, cercare di vedere quando l'uomo arriva e fermarlo qua, fermarlo proprio con un bump qua. Ultimo uomo, la posizione, non partire prima, non partire dopo, fermarlo con un bump. Se quello è l'uomo dietro lato di 2, cioè l'uomo sopra lato di 1, cioè scusa, l'uomo sopra lato di 2, lui ha 2 situazioni, allora palleggio dall'altra parte, fermo lì, ok, lui, questo uomo è responsabile del primo passaggio, aspetta, tu sei, lui è responsabile del taglio, tu sei responsabile del primo passaggio, se la palla arriva a lui vai, se la palla arriva a lui vai, torni indietro. Quindi tu sei, quando la palla è lì, ok, io parto a cavallo sempre con le braccia, guardare l'uomo d'angolo, ok? Se lui va in palleggio da quella parte, vai, ok, io mi avvicino qua e devo quasi essere a metà strada fra i due. L'uomo d'angolo gioca là, sulla linea di passaggio, io sono su questa linea di passaggio, che tanto da lì, se la palla va là, io riesco ad andare e lui automaticamente va a fare il cambio là, torna indietro. Quindi questa è la tua posizione, palleggia dall'altra parte, ok, sì, scusa, vai, sì, così, vai, allora, ok, pressa, vai di là, vai, vai, no, il blocco sempre dall'altra parte, no, dall'altra parte, come prima, così, aiutala, ok, io guardo, uno e guarda, vai di là, vai, guardo, guardo, vai tu, vai, io mi abbasso qua, sono vicino a loro 2. Ok, vabbè, non ti preoccupare il taglio, perché ho detto a metà strada tra tiro libero e qua, quindi io sono qua che lo fermo. Se io sono qua e se lui taglia, automaticamente è roba tua, vedo anche quello, no? Viene verso di te, il problema per te è se lui rimane in angolo, sta in angolo. Questo diventa un problema. No, ma ci va lui, non è tuo, ci va lui. Se taglia, non può venire lui, perché sennò abbiamo libero quell'altro, quindi io lo fermo qua, ma sono pronto a fermare qua e pronto per vedere lui che taglia dall'altra parte. Tu sei in quella posizione, ricordarsi che se ho le braccia sulla linea di passaggio, la palla è là, lui è lì, se ho le braccia, se il passaggio è alto, io hai voglia che riesco ad andare. Ok? Se la palla è lì, bella, io varco sempre il primo e tu arrivi sul secondo, giusto? Se invece torni indietro, Sempre uguale, vado in questa posizione, buttala in angolo, io vado col primo passaggio in angolo qua e lui è pronto lì, fermo lì. Come? Sul recupero difensivo io esco sempre avendo il concetto di spacing, di spaziatura difensiva. Spaziatura difensiva è esattamente l'opposto della spaziatura offensiva. Cioè, palla là, vieni qua, fai l'uomo che esci là, io sono l'uomo che aiuta, io aiuto la rollata, va la palla là, ok,
Dai, facciamo uguale, camminate, io faccio l'ultimo uomo, via, io sono così, vai, 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 vengo, passa la palla, vai, io, non, io esco così, in questa posizione, in modo tale che tu stai attento al fondo là, io ti posso aiutare qua, non serve che io venga qua, che se io vengo qua, è incentivato, vai dentro, lui fa fatica a difendere close out dal fondo, close out dal centro, fa fatica, allora io, dopo questo passaggio, io sono qua, è inutile che io esca là, ma cerco di stare dentro, così, op, vuoi provare? Ok, ma io ci sono, e poi faccio 1-2, in questa parte ci sono, quindi l'uscita del lato è uno sulla palla e l'altro esce sempre sotto la linea del tiro libero, se lui gioca alto, meglio ancora, sempre sotto la linea del tiro libero, e questo è il lavoro di voi due, lavoro di X, ok. Il palla lì, il lavoro del lato di uno invece, lato di uno gioca a metà strada tra linea dei tre punti, area, io sono a metà strada e io gioco sempre con il concetto di spacing difensivo, io gioco tra la palla e l'uomo, non gioco tra l'uomo e il canestro. Quindi palla e uomo, verso di lui gioco, io sono qua, io sono in questa posizione, in questo modo qua, ok, se tu passi la palla, va bene, io non anticipo, ma ci sono, con un passo ci sono a difendere, va bene? Così pure come, questo è l'inizio, allora abbiamo detto, finché la palla ce l'ha il palleggiatore, vieni, aspetta scusa, scusa tieni, tieni. Vieni, vieni a bloccare. Finché la palla ce l'ha il palleggiatore, no, stai più girato a pe, bravo, così, sei proprio a zona. Qui parliamo di, fermo, scusa, qui parliamo di 2 contro 2 molto aggressivi sulla palla qua, e lì parliamo di 3 che hanno proprio i concetti della zona, dove nel primo concetto della zona è il lavoro delle braccia. E mentre la difesa uomo, il lavoro delle braccia è questo, la difesa zona, il lavoro delle braccia è questo. Quindi esattamente l'opposto e voi siete a zona in quel modo di braccia lì. Quindi 2 contro 2 qua, 3 contro 3 lì. Lui tiene la palla, finché lui tiene la palla, palleggia, non passare, taglia, rolla, taglia, 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 finché palleggia, palleggia, palleggia. È sempre lato di 2, lato di 1. Quando lui recupera davanti, io ritorno e tu ritorni sopra. Palleggia lì e sempre lato di uno, poi torna indietro, vieni qua, blocca da questa parte, aspetta, blocca da questa parte, fai un po' un taglio, poi non c'è niente, ritorna a bloccare, vai, ok, lato di, vai, vai via, vai via, no, blocca, rolla, arrivi sul tiro libero, ritorni, vai, via, palleggia, lato di due, ok, ritorna, sempre lato di due, sempre lato di due, ok. Sempre lato di 2, lato di 1. Non c'entra lato forte, lato debole per l'inizio. Sempre in questa situazione, torno indietro qua, ok, sempre in questa situazione. Adesso fai il blocco dall'altra parte, adesso è sempre il lato di 2, ma se io prima che palleggiava dall'altra parte la linea di passaggio, se lui è là, la linea di passaggio probabilmente è questa, giusto? Palleggia come prima, scusa, fai come prima dall'altra parte. Fai il blocco, bravissimo, bravo. Palleggia di là, vai, 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 stop. La linea di, fermo là, da là, la linea di passaggio è questa, giusto? Benissimo. Stai lì, fai il blocco da questa parte invece. Ok, vai. Adesso la linea di passaggio sarà questa. Fermo là, vedi la palla là? Vedi dove è lui? Adesso sono qua. Io se sono qua, io difendo sempre il primo passaggio. Ok, benissimo. Se il, da lì, se io sono qua, se la passi in alta... io riesco ad andare qua, giusto? Perché la palla è alta, ok. E tu sei sempre bravissimo lì, bravo. Palla là. Viceversa, io sono qua, tu la passi a lui, io sono davanti, un attimo lo fermo e lui bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Mezzo passo più in su, bravissimo. Anche un po' meno, bravo, così. Ci siamo? Quindi, palleggio dal lato debole, io vengo dentro... perché gioco sulla linea di passaggio,
palleggio verso di me, palleggio lato mio, io vengo, sono davanti a lui. In questo modo qua, ok, lui, obbligo lui a prendere la palla lontano, quindi non è un range di tiro. Poi sono vicino, che lui non riesce a fare uno o due veloce ostacolo, e do la mano a lui. Viceversa, sono qui, dalla palla là. Se vuol passare la palla in angolo, io da qui riesco a arrivare con la palla in angolo. È diverso che torna là. Se io gioco qua, il passaggio è bello teso, due mani teso. Se gioco qua, devi passarmi sopra. Ok? Perché è sempre quello di riferimento e tu sei sempre l'ultimo uomo là. Perfetto. E fino a qua stiamo parlando di palla al ball handler. E quindi parliamo lato di 2 e lato di 1. Quando c'è il primo passaggio, viene a bloccare, dove vuoi, blocco, vai, gioca, passa la palla dove vuoi, ok, stop. Adesso, dopo il primo passaggio, adesso parliamo di lato forte e lato debole. Ok? Dopo il primo passaggio è lato forte e lato debole. Quindi, torna lì. Tu sei qua, giusto? Metà strada là, metà strada dentro. Gioca, fate la stessa azione. Via. Passa la palla di là. Adesso io divento io. Adesso divento io il lato debole. Vedi quello che hai detto prima. Tu prima, torni indietro. Questo qua è il lavoro che deve fare, io faccio questo lavoro qua, gioco io adesso. Scusa, torno indietro. Blocco, presso, vado, via, passa la palla, passa, pom, mi butto subito qua, op! Perché lui va là, io sono qua. Va bene, come prima, la linea di passaggio, là è qua, è lui, io sono qua. Tanto lui, non è che adesso lui cosa fa, ma sempre... Tu appena prendi la palla, cosa fai? Cosa fai? Dimmi chi. Lui. Ok. Poi, chi guardi? Ah, guardi lui? Ma dici, guarderai là. Perché se aiuta, guardi là. Terza cosa, chi guardi? Lui. Che fai 1-2. Lui è l'ultimo passaggio. Perché non serve niente. Lui gioca qua. Tu dov'è che eri finito? Hai fatto il palleggio, eri qua. Giusto? Fatto il palleggio, era qua. Passa la palla, rimane qua. Quindi lui è l'ultimo, a quel punto lì tu diventi lato debole, fai il bam subito e considera che torni indietro. Vieni da qua, vieni. Vai qua, vai, via là, ok, vai, tu sei là, ok. Tu arrivi là, lui recupera, tu devi correre dietro veloce, lui recupera e tu... No. Tu sei primo, ma tu sei qua. Tu sei qua, non ti preoccupi, tu sei sempre ricordo, sulla linea di passaggio, da là a là, tu sei qua, sullo sgomito, c'è il gomito qua, tu sei dentro là, poi recuperi. Salvo che, se lui passa la, come prima, ti ricordi cosa succedeva prima loro due? Lui, che passaggio, lui quando prima la palla era là, lui era lì, su chi difendeva il primo passaggio, giusto? Quindi tu sei qua, vai là. Tu sei qua, se passa la palla là, chi va? Tu. Tu vai qua e tu, attenzione, non anticipo. Come ho detto prima, ricordi di là, lui ho detto, io corro qua, perché se tu vai qua, guarda quanto spazio lui deve andare dentro. Se io corro qua invece, ok, di meno spazio. Non ti preoccupare i tagli, c'è sempre un lato debole che viene qua, sembra poi il lato debole e il lato forte. Se invece la palla torna indietro là, ok, no, pick and roll, torno indietro, facciamo la stessa cosa, blocco, vai, via, passa la palla là, buttati dentro là, ok, passa dove vuoi, adesso, vieni tu, marchi il primo passaggio, e lui, tu ritorna, e tu salti dentro sempre, marchi il primo passaggio, salti dentro là, sei pronto qua, sullo spigolo come riferimento, se non c'è niente c'è lo spigolo. Non ti preoccupare, lo vedo, ma c'è lo spigolo. Braccia e via. Lui taglia, va in bocca a lui, che è là sotto. Passa la palla lì, esci tu, palla là e via là. Questo è la seconda parte dopo un passaggio. Ripeto,
State attenti che non venga fatto l'errore dei giocatori con anche con la palla centrale, palleggio, ok, da questa parte lato di due coincide con lato di due, lato debole, ma palleggio da questa parte, lato di due è lato forte, non ce ne frega niente, conta lato di due, bravissimo. Tu sei anche poi più bravo, bravissimo, guarda la linea di passaggio, le mani alte, ricordi la zona lì, io faccio fatica a passare la palla là, faccio fatica. Palla centrale, succede questa situazione, ricordate, palla, primo passaggio, secondo, terzo, ritorna lato forte, lato debole, va bene? Proviamo a vedere cosa succede, allora parti da lì, facciamolo bene. Stop, ok, va bene, l'obiettivo dell'attacco è quello di andare a canestro con i pick and roll, creare vantaggio, quindi tu sei stato bravo, hai fatto il primo, sei andato dentro, loro non te l'hanno data, non hanno passato a te, non hanno tirato, hanno penetrato, la palla ritorna fuori, andiamo a farne un altro. Poi lo puoi fare a destra, a sinistra, li puoi fare dove vuoi, eh? Lui parte lì, tu puoi fare i blocchi dove vuoi, destro, sinistra, dove vuoi puoi fare i blocchi. Stop, ok. Lui ha preso la palla dentro l'area, è responsabilità tua, non ti preoccupare di lui, c'è lui. Fai la stessa cosa, bravo, vieni, vai, stop, bravo, vedi che là, ci siamo, c'è lui, non ti preoccupare, c'è lui. Lui marca là e anche tu, già se tu dopo il passaggio che arriva qua, fai la stessa cosa. Aspetta, scusa. Vieni, pressa qua, pressa, vai, via, dopo il passaggio, vai, passa la palla. Ti butti dentro qua, non è così facile questo passaggio, eh. Cioè deve essere a, non è così facile, non ti preoccupare. E allora tu riesci a essere, sei là in mezzo a due, poi arriva la palla, andiamo, va bene. Proviamo ancora. Ecco, e tu vai là e via, benissimo, ancora. Fermo lì. Succede, può succedere che l'attacco faccia questi passaggi skip oppure che l'attacco possa fare anche dei tagli. Allora, fate la stessa cosa. Blocco, pressa lì, passa la palla là, buttati dentro. Ecco, siccome lui è là, se qua c'è un taglio, lo devi marcare tu, eh. Cioè mi metto qua, io sono aperto così, se lui taglia, se là, taglia qua, roba tua. Vedi che tu taglia verso di te, ne marchi due. Perché lui deve stare attento al passaggio in angolo. Quindi venire qua è A, per essere sulla linea di passaggio di questo, B, se lui taglia mi viene in bocca. E se mi viene in bocca io sono pronto a fermare la palla lì. Va bene? Bravo. Proviamo ancora. Dove vuoi? Stop. Ok. Torno indietro. Allora. Cosa è successo? Quanti eri troppo lontano da lui. Quando arriva blocco deve venire più vicino. E tu uguale. Lui era lontano, anche tu eri lontano da lui. Chiamare blocco e va vicino, chiami blocco e vai vicino. Abituarsi e stare soprattutto concentrato. Fai blocco a destra o a sinistra dove vuoi, non sempre la stessa cosa. Blocco di qua di là, tu puoi passare la palla avanti, passi la palla dietro, passa la palla dove vuoi. Stop. Cosa devi fare? Bravo, e tu sei rimasto lì. Io sono qua, torna a bloccare, io sono qua, giusto? Bravo, vai, io sono pronto, passa, basta, viene lui, io vengo qua. La palla arriva, lui arriva, e tu sei bravo, tu sei lì e ricordati, tu sei pronto per là. Buttarsi dietro automaticamente, passalo qua. No. Parla qua, guarda dove eri, vai a bloccare, fermo lì, tu eri qua, appiccicato, se sono così, lui automaticamente palleggerà, metti giù le mani che non ti palleggia addosso, palleggerà, lui passa, se sei così lontano lui può venire anche dentro, fare lo split, dai,
stop. Ok, va bene, bravo l'attacco, ricordati che c'è la tua difesa sul close out, attenzione lì, passi brevi senza perdere l'equilibrio, e tu anche tu salti verso la palla. Ricordi come ho detto, no? Sul primo passaggio, ti ricordi che io dicevo a lui, sul passaggio X, in palla in angolo, quello sopra sta sotto il tiro libero, quindi la palla arriva là, io gioco dalla palla a lui ad esempio, scusa era la palla là, no? Chi era la palla? Dalla palla là? Tu sei venuto qua, giusto? Ok, passa la palla di là, lui va incontro, ok, chi è venuto? Tu sei nato? È andato lui. Allora, tu sei andato là, ok, ricordati, tu sei qua. Così. Linea di passaggio, dentro i tre punti, inutile stare fuori qua e lui va. Io sono sulla linea dei tre punti e riduco lo spazio. Quel punto lì, lui passa la palla, se lui viene, forse non viene neanche dentro se mi vede qua. Se mi vede in questa posizione è anche incentivato ad andare dentro. La difesa cerca di ridurre gli spazi. Via. Ok, vabbè, allora. Qua c'è stato una situazione di pick and roll, che poi bisogna anche sapere quello che l'attacco può fare e quello che invece la difesa non può concedere. Se l'attacco prende, fa un passaggio e uno da qua tira da tre punti, da qua, vabbè, se segna è bravo, ma la difesa, cioè benvengano questi tiri. Il problema è passaggio, palla dentro, schiacciata, come prima, palla di là, close out, uno contro uno, questo è il problema. Io sono qua, ok, lui prende, tira da là, ok, perfetto, non c'è problema, va bene? Vai. Avanti. Dai, ok, poi per, bravo, hai fatto un bel movimento, ma cerca di tagliare in mezzo all'area, per prendere la palla in mezzo all'area e finire la palla da vicino senza palleggio. Questo cerca di fare l'attacco, cerca di fare quel movimento, e la difesa vediamo quell'altro movimento. Stop, ancora. Non può arrivare fino a lì, non può arrivare fino a lì, devi cercare di farlo girare più largo. No. Blocco prima. Bisogna chiamare prima il blocco, lui si deve avvicinare prima. Tu magari, anche tu ogni tanto, per aiutarlo, perché poi in allenamento, se tu fai qualche cosa di buono, aiuti lui, non è che gli fai un dispiacere. Prova a vedere se magari riesci qualche volta a batterlo da questo lato. Non è che poi lui, sbagliando, impara. Però poi quando arrivi in partita e c'è un avversario che lo fa, è pronto. Quindi lo aiuti facendo una cosa, impegnandolo in difesa. Chiama il blocco, chiamalo. Vai, bravissimo, ancora. Chiama, avvicina, stop. Vieni che sei vicino. Hai fatto il passo contro di lui, giusto? Se invece avvicinavi, il blocco era là. Lui è passato qua, non c'era blocco. Puoi avvicinarti. Avvicina, stop. Dai, tu sei partito prima adesso. Cioè lui non ha ancora palleggiato, vieni. Accompagna, se lui è là, io sono qua. Ok, poi accompagna, io vado. E lui arriva, non anticipare il movimento. Bravo, eccola, bravo. Tu sei lì, bravo, e ricordati di buttarsi sotto tiro libero. La tua idea è passaggio, non ti preoccupare, cioè ci vuole settimane prima che i ragazzi riescano a fare questo. E quindi sei già stato bravo, perché questa è la cosa più difficile. Lato debole, il bump. Tu sei rimasto là e tu sei andato dall'altra parte. Blocca destro, sinistra, fai quello che vuoi. Vai. Bravo, stop. Bravissimo. In questo caso, torno indietro. Ok. Se succede questo, dove? Blocco, tu sei pronto, ti avvicini, no? Ricordi star sulla spalla, attenzione che va di qua. Se lui attacca da quella parte, diciamo che fai l'errore, attacca. Chi era l'ultimo uomo? Tu devi aiutare, tu vieni. Ok? Tu è come se io sono in questa posizione, giusto? Devo aiutare la rollata, ma se lui va, sono io che vengo, tu scali e tu ti butti come prima sull'uomo dall'altra parte. L'ultimo uomo è sempre quello che aiuta.
sempre lato di due, non può essere lato di palla, tu sei qua, pronto, sia sulla rollata sua, sia che su quella situazione di rollata. Bravo, 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 buttati dentro, bravo, bravo. Stop, 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 stop. Allora, sei stati bravi, sei stati bravi. L'attacco un po' meno, perché sono 20, a metà campo almeno 18 secondi. Potevamo fare qualcosa di meglio, giusto? Quindi hai fatto la prima azione, la difesa è stata brava, hai ricevuto la palla qui, ci ho fatto un tiro. Capite? Ma il tiro, proviamo a vedere se qualcos'altro. Viene a bloccare ancora. Vedi come prima che magari sei andato dentro, vedi come prima magari che hai dato la palla a lui, vedi se c'è qualcos'altro. Vai. Subito là, subito, stop, 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 stop. Ok. Ricordati, ricordati, guardare la palla e muoversi con la palla. Cioè io sono qua, torna là. Ok, vai, va bene così, bravo, vai. Vai, vengo, appena arriva, via, lascialo starsi libero, è lui, non ti preoccupare, è lui, perché lui a sua volta gioca qua, giusto? Lui gioca a metà strada, fate la stessa cosa, gioca appena va di là, ok, lui è già pronto qua, ok, finché la palla, no, attenzione, la palla è ancora là, sei tu che è dentro, perché se io vengo qua, chi arriva là per il tiro? Nessuno, tu sei qua, ok. Se la palla è centrale sono a metà, se lui va un passo farà un passo, ma mai dentro l'area. Mai, perché se vado dentro l'area, passaggio dietro c'è un tiro, viceversa, palleggia, fai ancora due palleggi, dall'altra, va, aspetta, aspetta, vai di là, vai, fai ancora di là, vai, 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 stop, stop, stop. Sui tre punti, bravo, se no è troppo facile, se io sto qua, il passaggio è troppo facile, io vengo qua. Linea di passaggio, lo vedi là? Se la palla prende lui, gliela tocco. Se la palla va là, sono sulla linea di passaggio. Ma se io sto dentro, il passaggio è troppo facile. Se va dalla parte opposta a me, allora mi abbasso. Se viene dalla parte mia, allora mi apro fuori. Questa situazione. Stop, stop, stop. Adesso cosa hai fatto sul blocco? Sei stato sotto, giusto? Tu l'hai chiamato abbastanza, non male, un pelo prima, ma tu subito sopra, subito sopra. L'ultima situazione, è se al secondo pick and roll dinamico, succede che il piccolo rimane bloccato dentro, il difensore del piccolo, il lungo rimane per troppo tempo con lui, l'emergenza è il cambio. Ma quella diventa l'emergenza solo nel caso di finale di partita. Per allenamento, l'esercizio, fare questo tipo di lavoro. Un passo avanti. Può succedere che... Vieni a bloccare? Dove vuoi, di qua o di là, dove vuoi. Ok, benissimo. Adesso... lui invece di andare profondo ci sia una situazione di short roll, lui fa il palleggio, io vengo in palleggio, dai, vieni difesa su di me, giochi un attacco un attimo, tu pressa la palla alta lì, lui difendono male, io gli butto una palla in quella posizione, ok, se gli butto la palla in quella posizione cosa succede? Allora, prima cosa, noi siamo sempre, torno indietro, fate uguale, noi siamo sempre in questa posizione, finché la palla ce la prende la palla lui, ok, allora io faccio sempre finta, tu ti butti sempre dietro la palla, se lui va avanti in palleggio sempre, tu vai sempre su di lui, io mi abbasso qua e tu sei in mezzo. Probabilmente la palla la passa là, perché se uno attacca qua in palleggio, lui prende la palla, attacca qua, qual è il primo passaggio che fai? Quello là, giusto? Il secondo sarà là. Difficilmente uno passa la palla dietro, quindi tu automaticamente scali là e tu automaticamente ti butti su questo, sapendo che se la palla arriva là, quell'uomo è il tuo. Per fare questo, torno indietro, in questa situazione,
quello che bisogna fare ancora è proprio veramente il lavoro tuo di braccia, tu sei lavori, bravo, questo sei perfetto. Su questa spalla qua, per far sì che non gioca uno contro uno da questa parte, che va di là, io ho le braccia alte, questo modo qua, con le braccia alte così, questo devo fermare questo passaggio. O quantomeno un passaggio alto che lui riesce a recuperare, è un po' lento, tu sei pronto solo se lui mette la palla a terra. Se mette la palla a terra, vieni e lui va e tu prendi sempre il primo passaggio. Se invece non la mette a terra, se è un tiro da qua, qualcosa si può concedere sempre. Proviamo. E partire però per la prima difesa su questo non è tanto la rotazione quanto la vostra pressione sulla palla. Uno e una due la pressione sulla palla. Ancora? Stop. Tienila. Sì. Quando te la passi la palla dentro, palla fuori. Uno, due. Non c'è tiro, non c'è niente. Tienila e andiamo avanti ancora. Prova. Vai, benissimo. Via, vai di là. Avvicina, bravo. Stop. Allora, tu sei stato bravo che ti sei avvicinato. Tu hai permesso lo split. E tu, l'ultimo uomo, sei stato bravo che hai rimediato all'errore suo, ok? Qui per incentivare il lavoro di comunicazione braccia, avendo l'opportunità di magari avere una settimana normale, io facevo tutti i giorni, all'inizio, proprio dopo la parte di stretching, così via, questo lavoro qua, dove l'attacco non usava i palleggi, li usava solo il palleggiatore del pick and roll, e facendo anche due o tre pick and roll di fila, l'obiettivo dell'attacco era solo o palla dentro o skip. In questo modo si abitua la difesa a posizione, braccia, chiamare, vocale, comunicazione, braccia. Dopo il primo passaggio, la skip, X, fare questi movimenti. Vai, bravo, via di là. Vai. Stop. Ok, cos'è successo? Lui ha fatto un palleggio d'arretramento e tu sei stato lento ad andare via. Subito. Appena vedi che arretra, subito via dall'altra parte. Va bene, ok, stop. Quindi, abbiamo visto le situazioni di centrale, non importa se verso lato di uno, verso lato di due, tanto è sempre l'ultimo uomo, sempre quello del lato di due ultimo che va, la posizione degli altri, essere bravi nel concetto, dopo un passaggio lato forte, lato debole, la chiave della punta di buttarsi dentro per gli skip, e oltre agli skip essere pronto anche qua, l'X move non è solo sull'inizio, cosa voglio dire? Questo lavoro qua, blocca, ok, vai, passa in angolo, passa di là, no scusa, passa lato debole vuol dire, passa sul lato debole, ok, là, X, ok, va bene, vai, passa di là, ok, secondo X, ok, va bene, la stessa cosa, no? Qua abbiamo fatto l'X prima, tu aiutavi, tu sei andato in angolo, da questa parte tu ti sei buttato dentro, lui ha aiutato la rollata e tu sei andato là, ok? Benissimo. Questa situazione è pick and roll centrale col 5, ma è la stessa cosa se c'è un pick and roll 4 angoli, vieni qua, ok? Pick and roll, sì, 4 angoli è la stessa cosa di prima, no? Bravo, viene, ricordati, ok, io sto come idea sul gomito, bravo, e quando lui, adesso lui, fermo, lui è lì, l'angolo sono qua, se lui si muove, si avvicina, allora io mi avvicino qua, giusto? Ok, tu sei, anche, tu cambia per te, perché prima lo dovevi fermare qua, adesso lo fermo là, quindi io sono, se io, vai a fare il blocco, ok, adesso fermoli, lo devi fermare sempre a metà strada tra smile, area, quindi lo devi fermare qui,
Quindi calcola la tua distanza da lui rispetto a quello che devi fare. Quindi non prima, adesso lui dall'acqua quanti passi ha? 5, dai, diciamo 5. Tu da lì nei quanti? 3. Fai un passo più lì. 4. 5, 4. Ok, perfetto. E poi vengo. Appena parte vengo subito. E tu sei pronto. Lui è lì. Ok, l'angolo, lui va in palleggio e via. Ok. Tu sei sempre... Ok, ricordo... Ecco, bravo, 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 bravo. Metà strada. È inutile stare qua, perché più sto appiccicato qua, qual è il problema? Che se la palla là, non arrivi, sei in ritardo. Che tu devi fermare lui. Sul passaggio, tu devi fermare lui. Se io sono qua... Vai, passa la palla, vai, se io sono qua, arrivo, vedi che arrivo, pom, bump, e tu sei, spigolo, buttati sullo spigolo, bravo, e sei pronto per 1-2, qua. È chiaro che se io gioco qua, è difficile arrivare là. Allo stesso tempo, se io gioco qua, prende e tira, ma gioco a metà strada, sempre a metà strada, palla, uomo, sopra, giusto? Sopra, ma a metà strada tra, 3 punti, area. Metà strada. Quindi, questo è come prima, sia il blocco da questa parte che il blocco dall'altra parte. Fai il blocco di qua. È la stessa cosa, giusto? Lato di 2, lato di 1, spigolo, ultimo uomo. Quindi che sia centrale, che sia centrale, che sia laterale, cerchiamo di ricondursi sempre allo stesso concetto, è lato di 2, lato di 1, lato di 2, lato di 1. Ok. Dopodiché, andiamo avanti con invece il pick and roll, sempre laterale, ma senza l'angolo. Quindi fate una spaziatura senza l'angolo, tu puoi venire qua, tu puoi stare là e lui può stare là. Ok. Pick and roll senza l'angolo. Adesso... Non abbiamo più il lato di 2 e il lato di 1, che siamo in 3 in fronte. Ci siamo? Perfetto. Siccome capita che magari in questa situazione ci si arrivi in un modo dinamico, quindi con i tagli e c'è qualcuno che non guarda la palla, io ho avuto vantaggi a chiamare questo tipo di difesa. Noi la chiamavamo blu, ma uno può chiamare in qualsiasi modo, che vuol dire il lungo che vede che non c'è nessuno in angolo è diverso dalle situazioni di prima, giusto? Prima c'era un uomo in angolo, allora c'era un'altra situazione, adesso non c'è nessuno, allora questo è un problema. Allora io chiamo blu, quindi chi è che difende qua? Ok? Però... Adesso è facile, siamo fermi, tutto, ma se lui sta tagliando è dinamica, bisogna, allora aiuta, io sono qua, vieni qua, no vieni, io faccio il difensore suo, io vado, quando lui va a bloccare e vedo che non c'è l'angolo, comincio a chiamare blu, dove? Qua abbiamo un 2 contro 2 e là abbiamo sempre un triangolo. Dove chi chiude questo uomo? Ecco, tu sei devi chiuderlo. Ma tu devi chiudere lui anche se prende la palla qua. Dal mezzo angolo in qua è roba tua. Quindi io posso partire, solo il discorso che dicevo prima a lui. Se io parto qua, se lui prende la palla là io vado per rubare. Anche qui devo andare per rubare nel mezzo angolo. Perché se no c'è un lungo contro un piccolo. Se prende la palla sui 3 punti non è deve andarci lui, ma da qua è roba tua, quindi io parto in questa posizione e sono pronto per andare, torna là. Tu, se lui parte in quella posizione, tu sei responsabile del taglio suo. Chi marca il taglio sulla linea di fondo? Bravo. E tu qua marchi 2 persone. Se io gioco qua, sul tiro libero, e gioco 1 e 2, se lui taglia, io lo marco, lo vedo. Se la palla arriva a lui, se gioca, io gioco proprio in fronte a lui. Se prende la palla là e tira da là, qual è il problema? Torno indietro. Attenzione, qui cambia la difesa tua. Prima abbiamo parlato di pick and roll centrale. Pick and roll centrale, c'è tanto spazio da occupare per il lungo. Il lungo poi, prevalentemente il 5, fa una rollata, quindi non si può uscire molto alti.
Picherò laterale invece, io faccio una difesa di show, sono assieme a lui, i piedi sono con lui, perché? Perché già c'è la linea laterale che è un uomo, che è un aiuto, è come se fosse un terzo difensore, lui presta la palla lì, io sono qua, un passo, palleggia, palleggia, lui passa in mezzo, io, tu arrivi, io recupero, tu sei là. Va bene? Chiamando blu automaticamente sappiamo questo, vuol dire blu è pick and roll laterale, quindi tu sai che pressi, vai, via blu, via, vai, vai, passa in mezzo e andiamo qua. Blu è questo tipo di difesa, mentre sopra, quando si chiama blocco, si fa pressione sulla palla normale, pressione, pressione, lui sta alto, ricordarsi l'angolo e tu passi con lui, viceversa blu, a quel punto lì io vado, vado con lui qua, un passo, palleggia, palleggia di là, passa in mezzo e via. Basta uno, non dieci, Lui deve passare in mezzo. Tu giochi per anticipare il passaggio da qua in là, solo se lui va dentro. Tu stai attento ai tagli. Taglio sulla linea di fondo è tuo, taglio il suo dentro è tuo. Tu stai attento ai tagli, lui taglia in post-alto è tuo, se c'è, oppure lui il taglio. Aperto, vedi tutti e due. Questo è pick and roll laterale, senza l'angolo, quindi pick and roll laterale senza angolo, non è più come prima, lato di due, lato di uno, adesso siamo angolo vuoto. Angolo vuoto, sempre, il due contro due, qua, aggressivo tuo, vieni qua tu sulla palla così, ok, è proprio alto, guarda su dove, vieni qua, guardi i piedi suoi, con, la continuità così, stessa lì, non così, questo non esce, così, io arrivo con lui, poi mi faccio vedere, op, un passo, lui passa in mezzo e tu recuperi in mezzo, e tu sei pronto lì per anticipare, tu sei pronto, dopodiché, vai, tu passa la palla in fronte, blu, via, vai, passa la palla là, ok, stop. Adesso la palla arriva qui, è come prima, tu devi, bravo, tu devi difendere, vieni veloce davanti a lui. Ti ricordi prima quando lui era il palleggio in mezzo, che sono in mezzo a due, bravo, sulla linea di passaggio vieni così, in modo tale che se lui passa la palla là, tu marchi il primo, vai, no, no, adesso stiamo facendo, torno indietro, facciamolo veloce, torno indietro là. Fallo veloce questo lavoro qua, sì, sì, bravo. Fallo veloce, via, op, 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 stop, tuo, come prima, e cioè lui sta fermando là, X, vedi che lui sta fermando là la palla, torna indietro, guarda cosa succede, vai là, via, vai, vai, vedi, stop, vedi che lui ferma qua, vedi che lui sta fermando, allora se sta fermando tu devi marcare il primo, se la palla arriva là, ok, vai, 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 e lui arriva, ma se la palla arriva qua, tu devi venire, tu marchi il primo passaggio, perché lui ha fermato la rollata, quindi ha bisogno, lui aiuta lui, quello che dicevo delle responsabilità e delle collaborazioni, perché? Pressa la palla, lui chiama blu e aiuta lui, giusto? Che tu vieni così, lui passa, lo stai aiutando, giusto? Chi aiuta lui? Tu aiuti lui. Chi aiuta lui? È tu. Certo. Qui vuol dire, come lo aiuti? Ne hai sei in mezzo a due. Marchi il primo passaggio. Ma non da lì, perché se la palla arriva là, io sono qua, giusto? Torna là, fermo là. Vai là. Perché io sono qua? Perché se lui palleggia, passa la palla a lui, passa la palla a lui. Se lui taglia, taglia, e questo è mio, giusto? Lui si abbassa, ma questo è mio. Allora, io sono qua dietro, quindi con la palla là, vai, sia, fermo lì, sia col passaggio, bravissimo, sia, fermo, sia che la palla lui taglia, sia che lui tenga la palla dalla palla là, e lui taglia, è sempre mio, io sono qua. Quindi io sono in questa posizione, quando poi lui passa la palla, se io corro qua, adesso se corro qua, se passa lui, dai, ci sono, fermo un attimo, vedi che la fermo,
Però se io sono qua, vuol passare in angolo, è alto, vedi che è alto, io arrivo e lui esce lì, bravo. Se lui va dentro, ok, ma c'è lui, l'area l'abbiamo occupata e tu sei sempre lì. Ecco, questo è proprio, deve arrivare a essere il concetto di squadra. Siamo partiti da là, torna là la palla. Tu sei stato bravo questa volta qua, perché facendo questo lavoro, vedi, c'è anche la linea, vedi? Uno, due, tre, tre contro due. Lui deve per forza passare. Quando lui passa, dalla palla lì, anche tu cosa devi fare adesso? Sì, no, lui ha passato la palla. Vai, comincia ad andare in rotazione, perché qui non marchi più, lascia stare lui, vieni qua per aiutare, perché se la palla arriva là e magari ci va lui, io sono pronto qua, io devo essere, giusto? Quello che passa la palla dal pick and roll è un giocatore non pericoloso. Dobbiamo giocare sui numeri. Lui nella casistica è quello che dopo che passa la palla è l'ultimo dei problemi. I problemi sono 1, 2, 3, lui è l'ultimo dei problemi. Torno indietro là. Adesso, ok, normale, stai pure là normale. Adesso la palla è lì, questa è la difesa, giusto? Questa è la difesa corretta, con la palla lì siamo corretti. Ok, va a bloccare, vai, forza. Blu, comincia a venire, via, vai, vai. No, devi correre sulla linea là. Devi correre, dalla palla là. Tu sei in questa posizione, vai uguale, vai, io sono qua, guardo lui, vai, via, passa la palla, corro qua, op, a cavallo dei tre punti, davanti a lui, a cavallo, se la palla arriva in angolo non ti preoccupare se lui va dentro, io sono qua, sei pronto che se lui passa vai, se lui passa qua tu gli metti la palla, fermi e lui va là, ma corri qua sui tre punti. Dai, hai fatto bene prima, hai fatto bene le prime volte, hai fatto bene. Vai. Vedi, tu sei lì, bravissimo. Marchi quella, marchi il passaggio, bravo. Lui taglia, ma se lui taglia va in bocca a lui. Lui è qua che ha fatto l'aiuto e poi recupera, ma se lui, il problema per noi è se lui rimane là e tu ci sei, ma se lui taglia, viene visto verso di te, tu la puoi prendere la palla. Dai, va bene, va bene. Un'altra cosa, adesso abbiamo visto le situazioni di pick and roll con il 5, sia centrale che laterale, con o senza angolo. Con il pick and roll con il 4, con il 4, siccome il 4 spesso fa un lavoro di show, di pick and pop, così via, quindi diciamo che vieni tu a fare il 4, dai, vieni tu a fare un 4, tu il difensore, tu puoi stare basso lì, che sia laterale, che sia centrale, vieni, per esempio, vieni qua centrale, tu stai sulla linea di fondo, angolo e angolo, due angoli. Ok, tu stai sulla linea di fondo rosso, questa spaziatura. Sulla pick and roll qua abbiamo sempre lo stesso concetto di blocco e sempre io faccio quello 4 è sempre show, perché il 4 probabilmente si apre là e io facendo qua questa situazione di show sono vicino là. Se lui rolla dentro un pochettino più, lui mi può aiutare. No, tu vieni, bravo. Sei pronto per aiutare lì. Non ti preoccupare. Quindi io sono in questa situazione, il 4 che fa la difesa di show. Vengo, via, e show è come il blu, tu dove passi? In mezzo lì, io passo qua, vai là, io sempre con le braccia mi apro là, se lui si butta dentro e dai una mano tu, se si butta dentro centrale tu, si butta dentro sul lato e tu in questa posizione. Col 4 facciamo show, se vogliamo rimanere uomo contro uomo senza fare cambi per non rischiare di avere palle dentro, per non rischiare di avere problemi al rimbalzo, che poi rimbalzi sono
una componente importante per vincere le partite. Ecco. Rimaniamo così, facendo show, cioè massima aggressività sulla palla, chiamare sempre blocco. Lui sa che c'è il blocco è del 4, quindi il blocco del 4 è una difesa diversa, e questa è la mia difesa, palleggia, ok, vai, lui passa in mezzo, io sono sulla linea di passaggio lì. Questo che vale col 4 sia centrale che laterale, show centrale, show laterale col 4. L'ultima situazione che volevo farvi vedere era quello che la difesa che facciamo con i pick and roll con i blocchi ciechi sul rollante. Quindi pick and roll con i blocchi ciechi sul rollante, centrale qua, vieni a bloccare, vai nell'angolo, tu vai sotto, vai nell'angolo, ok. Ok, tu blocchi lui sul recupero e poi ti apri là, e poi ti apri, ok. Questa situazione che in un modo dinamico si verifica spesso. Vai. Allora, a noi non cambia niente. Sempre blocco, sempre pressare, sempre andare, vai. Sul recupero, attenzione, no? È sempre lui, attenzione, tu sei sempre pronto per là. Non ti preoccupare di anticipare. Tu sei pronto sempre là. Perché se lui fa il bump, e io sto alto d'anticipo, l'altro è canestro, io sono sempre qua. Tanto qui lui è vero che è un po' dopo il blocco è un po' libero, ma noi abbiamo la pressione sulla palla, il passaggio è un po' più lento. Torna da capo. Prova, vai, via, stop, no, il primo passaggio, come prima, no? Non sei il lato in mezzo a due, giusto? Io sono qua, se la palla arriva a lui è tuo, se la palla arriva a lei è mio. L'importante è che non corro con lui per anticipare, giusto? Chiamo lui blocco, lui ferma la palla, chiama blocco, ok, tu sei sempre bravo, il tempo perfetto, bravissimo, pari là, il tempo qua, io sono qua e sto in questa posizione. A seconda del palleggio, guardo là, sono dentro, per passaggio a lui vado, a questo punto, bravo, è lato debole, bravo, passaggi in angolo, vai tu, giusto? Prova. Bravo, bravissimo, bravo. Stop. Bravo, tu sei stato bravo in attacco e tu hai reagito bene, bravissimo, bravo. Ricordati che, ok, in questo caso tu sei a metà strada, però in questo caso sei tu l'ultimo uomo. Se lui va via, sei tu che dai un occhio qua, pronto, perché se aiuta lui è facile il passaggio là. Lui è stato generoso, bravo, però anche tu puoi stare qua. Perché ad esempio, siamo fermi così, no, spini qua, scusa. Vai a bloccare, taglia, vai, no, scusa, no, fai quello che hai fatto prima, no? Fai quello che hai fatto, va a bloccare, viene, se io vado qua, vedi? È un cambio facile. E lui rimane appiccicato là, è perfetto, giusto? Questo è il cambio facile, glielo chiami a lui. Tu sei stato bravo a fare l'esercizio, tu hai resistito, va bene, prova. Stop. È tuo. Tu devi marcare lui se dentro l'anno, se lui viene qua, ti aiuta. Lui ha tagliato qua, tu stai qua, marchi 1-2, giusto? Se dentro l'area è un problema, ma se è qua, tu marchi facile 1-2. Stop. Dai. Sta venendo a bloccare, passi la palla. Lui viene a bloccare, bravo, ho detto. Non abbiamo trovato niente, è stato bravo. È stato anche generoso. È stato bravo e anche generoso. Perché è lungo, dopo una volta che fa, dice, oh, mi sono rotto, basta. Invece lui è stato bravissimo. Viene a bloccare un'altra volta e tu butti via la palla. Fermo. Ok. Ultima situazione. Sempre il blocco sul rollante. Vieni qua, stai là, ok, scusa, vieni tu qua, tu vai là, fai bloccare il tuo rollante, vieni tu qua, stai là, ok. Questa spaziatura,
parti un pochino, parti sul, di fronte al gomito, bravo, qua, perfetto, parti qua. Ok, questa situazione, con questa spaziatura, il blocco qua, blocca, vai, blocca lui, via, blocca lui, vai, 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 stop. Ok, questa spaziatura. Qui qual è la situazione difensiva? Torno indietro, torniamo a quello di prima. Allora, vai a bloccare, fermo lì, cammina lì, fermo lì. Qual è il lato di due? Lui, benissimo, tu non puoi aiutare, perché se tu aiuti prendiamo un canestro. Tu sei il lato di due, giusto? Se tu palleggi, lui palleggia di qua, dove ti muovi? Bravo, bravo. E magari guardi l'uomo dove... Se lui è lì, non è pericoloso, giusto? Se lui gioca qua, vieni. Se lui gioca qua, io gioco qua sui tre punti, che giocando qua marco là. Ma se lui gioca largo, io mi posso anche mettere qua, perché io devo marcare uno dei due. Poi prende la palla, arrivo fuori. Perché lui è sempre l'ultimo uomo. Perché lui non può aiutare. Perché se lui aiuta, c'è un tiro da tre punti là. Prova a vedere... Vai, 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 prova là, ecco, bravo, tu arrivi lì, arrivi, bravo, tu recuperi e lui arriva lì. Tu sei stato bravo perché dentro l'area è tutta roba tua, è stato perfetto. Dentro l'area è tua e tu lo devi proteggere. Lui va di là e tu guardi lui dov'è. E sei in mezzo a due, la palla è là, sei qua, la palla è là, io sono sulla linea di passaggio, ricordarsi le braccia alte. Stop. Torni indietro. Abbiamo detto, palla là, finché lui ha la palla, chi aiuta? Lato di due. Quando lui passa la palla, chi aiuta? Dopo un primo passaggio, cosa c'è? Lato forte, lato debole. Adesso tu sei sul lato, e allora vai. Chi è sul lato debole? Tu. Perché lui si apre di là, tu sei sul lato. Questo è tuo. Lui, dove vai? Vai dentro lì. Lui, bravo. No, lì, lì. Sul gomito devi stare. Bravo. Marca due, guarda, facile. E tu marchi dentro. Giusto? Palla centrale, finché lui ha la palla, lato di due. Quando lui passa la palla, dopo un passaggio, lato forte, lato debole. Stop. Allora, tu sei stato bravo che hai fermato il taglio, bravo, poi tu devi recuperare e recuperi subito sul tuo. Io corro dietro veloce e corro sul mio. Ok, va bene. Devo dire che sono stati bravi, soprattutto i bianchi a livello di difesa, perché sembra, non è semplice, automatismi, saltare dentro, ci vuole settimane, ci vuole un precampionato per fare questo lavoro, tutti i giorni, ci vuole un precampionato e poi si fanno ancora errori. Quindi la prima volta aver capito, provato così, siete stati bravi, siete stati attenti, vuol dire che avete una buona abitudine ad ascoltare, quindi bravi voi, bravo il vostro allenatore che vi ha insegnato a questo sistema, quindi bravi. Anche un applauso, ragazzi. Ecco, nei clinic si fa la teoria, si fa la poesia. Io sono stato anche tante volte da quella parte. E poi impazzivo perché le cose che vedevo non riuscivo a farle con la mia squadra, impazzivo perché poi dopo andavo a vedere, però non riuscivano neanche chi le aveva spiegate a farle con la sua squadra. Va bene, io penso che una parte importante di queste situazioni, ecco, per chi fa i corsi nazionali a Bormio ci saranno anche occasioni di fare i video, perché un conto è poi la parte teorica, vedere col video, io lo dico perché io ci credo molto al video e con i ragazzi, con i giocatori, penso che sia un allenamento importante. L'allenamento col video sia un allenamento importante, un allenamento di testa,
un allenamento per capire, per conoscere, perché prima, se senza conoscere la teoria, poi non si può fare la pratica. Quindi certe situazioni coi video fatti così e quelle che cose che adesso a voi possono sembrare difficili, possono sembrare obiettivamente magari che non vadano bene, perché ovviamente i ragazzi la prima volta che vedono delle cose è difficile per loro fare. Però io vi dico, se avete occasione, dovete guardare dei video di qualche partita, di qualche situazione, di qualche cosa, le cose che vi ho detto sono quelle che noi proviamo a mettere in pratica e fortunatamente spesso ci riescono, spesso vanno bene e riusciamo a fare qualche buona partita. Grazie dell'attenzione. Grazie.